una salute! Allora, grazie. Raccontami del tuo primo amore. Capito? Primo amore, che come ricordo nemmeno. Senti bene. Un te lo ricordi? Ah, il primo amore non si scorda mai. E te non te lo ricordi? No. Scherzo. Pensavo. Sarà il nonno, no? Il primo amore? Ma insomma amore. Che amore era? Ci venne 2 o 3 domeniche, poi. Poi. Lui aveva bisogno di donne, si voleva sposare. E io. Te no, eri giovane! E io di sposarmi non avevo punta voglia. Ci rederi, troppo giovane! E allora si smise. Ha fatto proprio bene, Leda. Le mie si sposano tutte da giovani, ma io non avevo, io avevo la mia zia, mi faceva. Leda, quando ha preso marito, il banesta è finito. Ecco, vedi? Era furba la zia! Aveva ragione, Leda! Sì, e poi insomma l'amore io poi non lo feci più perché andavo, mi divertivo, andavo a ballare con quei giovanotti. Poi era un po' strana, Perché se si parlava nelle case c'era uno che si chiamava Sergio, ci ballava. Me lo ricordo, me l'avevi detto, di questo Sergio! E ballavo! Ci parlavo volentieri, però se si andava alla colonna di Grillo, allora c'erano giovanotti, venivano da tutte le parti, con lui, qualche ballo ci facevamo a Borava. Poi te la belle più a noi. E veniva a impegnarmi e facevo. Sono impegnata per secondo. Si fa il terzo, sono impegnata. E poi eri impegnata anche per il terzo, vero? Sì, sì. Sì, sì. Ero impegnata perché non ci volevo parlare. Certo. Questo sarà un po' incazzato, aveva quasi ragione. Aveva quasi ragione. E si mise. Ma non l'ho visto. Acciderba balleta. A balzellarmi, no? No, Sì che e venne uno lì, si fa questo ballo, signorina. Porca maiala, allora ti sgamò. Allora disse questo vin era impegnato. Insomma, pronta sortì, mi avventò uno schiaffo. Ma io davvero? Questa me l'avevi raccontata, Ma però non mi appò perché ora mi apparebbe bene, ma allora ero svelta, sai. E Caposala era il mio vicino. O c'erano i miei fratelli. Ecco, a scommare, via! Insomma, poi chiedevano la colpa a lui, invece tu dici la colpa mia! Era mia la colpa! Acciderba balleta! Poro Sergio! Poro Sergio! E poi mi hanno detto di chiederti, che ti ricordi di quando ero piccina? Quando eri piccina, venivo sempre laggiù a San Rocco, guardati, e una volta me lo ricordo, ero rimasta sola, mia madre, oh nonna, sono sola, io non ci voglio stare, ci vieni, va giù, oh Millina, ma vieni con te, ma io un tram non ci vengo volentieri, non ci vengo perché poi se non mi si ferma. Ti ricordi una volta si aspettava, passò a dritto, che si fece tutta la strada San Rocco a piedi, Sant'Andrea San Rocco a piedi? Sì, poi un'altra volta davvero. Che gli si tirò la scarpa, te lo ricordi? E si andò a San Rocco e poi pioveva anche. Maremma, ci fece, aspetta, ti do la crema. Ci fece passare una giornata di nulla il pezzo di merda. Va a pigliarla, ce l'ho la rema.
E ti do questa, è uguale, tanto basta, sia crema. Ora ti do il gano. Ma ora voi ne sta truzziata, ma... Sì, ma insomma... Ascolta, ma che ha detto, bisognerebbe levarla? Allora, non è che bisognerebbe levarla, però ti è venuta un pochino alta, capito? Fra che ti ricordi ti venne quel fungo? Perché se la voleva... ma ora no, è bella barbata, se no ti fa male, Che se scherzi davvero, se si leva l'unghia o le barbe c'è da sentire. No. Capito? Ne facciamo di niente, va? È meglio. No, bisogna aspettare, vedere un pochino e poi si starà a vedere. Ora te l'ho limata, di modo che stia più bassa, capito? Sì. Se non ti dà noia, brutta non è. Non è brutta come l'altra volta, capito? O aspetta, vuoi pigliarti la crema, te la do nelle gambe, vai. E poi aspetta, te ne fo un'altra. Racconta della guerra, quando quello ti venne dietro il pisello. Signorina! Ora fatelo Dio, sì. Vai, eccomi. Poi s'andò alla fiera a Castelnuovo, capito? Sì. Poi era la strada, era parecchio all'ingiù, insomma. Che con questo era due o tre domeniche ci veniva, ma... E allora... E mi chiese di sposarlo perché lui aveva bisogno delle donne, no? E dice, ma chi era sto Sergio? Sergio? No, un altro. Va bene, vai. Un altro. Dissi io di pigliare, marito non ho punta voglia. È meglio smette. Sì. Insomma, ecco, gli dissi di smette, ascolta. Questo e si incazzò. Capito? Oh, non mi voleva scendere di bicicletta. E io gli facevo. Era un canna, capito? Mi scende per piacere la gamba, te non la sentivo più, capito? Ah sì, lui mi voleva scendere. Vai, questa è andata. E mi scese quando ci arrivò. Ora dopo ti rimetto le calze per Benino. Ora metti il piede qui. Vai, dimmi. Allora, questo che mi voleva scendere, piano piano, poi mi scese. Lo sai te quando arrivai a mettere il piede in terra e a Sky? Perché il cam... Perché te era andata via la circolazione. Ecco. Madonna, ecco. C'era... Ecco. Le mie vicine lì si impaurirono ancora. Madonnina dice, ok. Che ha fatto Leda? Che ha fatto Leda? Insomma, poi ripresi, no? Ci credo. Quando scese e rimesse la circolazione. Ma pensa, eri... E lui montò in bicicletta... E scappò. Dalla rabbia mi salutò nemmeno. Insomma, lei dalle stomini le facevi a matti. Insomma, raccontami della guerra, racconta di quello lì che ti venne dietro, te lo ricordi? No. Oh. Signorina! E allora... ero con maiali, vedrai, che si dice? A quei tempi, Leda... Con maiali... giù in un fondo e di là. Che anni erano? Te avrà avuto 20 anni. Ma non avevo nemmeno. Te sei nata nel 27, giusto? Sì. Che sarà stato il 35, no, nel 43. Insomma, la seconda guerra mondiale. Sì. Oh, vai, racconta. Allora, ero come ali, ma di là e c'era le tende che c'era l'ospedale, capito? Ah! C'era l'ospedale... Dei soldati! E allora, io ero di qua dal borron questi maiali, arriva bello, aveva tutte calzoni sbottonati... E l'uccello di fuori. Maremma diavola.
e mi faceva: signorina, signorina, che mi vuole portare dentro a quel burro? Porca mia nonna! E porca noccola, disse lei. Era un miappi! Sì, mi ha proprio una mano, ma tu la fai a scappare. Ci credo, a scappargli, ma la forza, osa. Ci credo. E gli scappai. E poi cominciò a correre verso casa, su. Casa era più su, c'era da fare una salita. Bella. Bestiale. E mi cugino fiero mi disse: se a volte anche tu ti vuole da noi, chiamami me, verrai. Ci penso io. E allora io... Fiero! Mentre arrivo, fiero! Babbo! Porina! Chiamavo. Che paura! E questo te mamma. L'avevo vicino, no? E piangevo io. E questo uomo mi faceva, questo soldato: non piangere, io non fare male, semmai fare bene. Allora sì che andavo. E allora... Questa però l'ha toccata bella, No, no. Sì, sì. O te. O te. E lo riconosco quando ci metti le mani, t'ho detto. Almeno dimmi la verità. A me può darti allora, ma io me lo ricordo. Può darti, te lo ricordi? No, no, no. Perché se belle e vecchia non te lo ricordi, via. Perché era questa di qua che mi doleva. Insomma, questa l'ha toccata, si vede, ma infatti è brutta, ora mi tocca... Fate lavoro brutto. Maremma diavola, Leda. Lo sai. Allora arrivo, no? Quando poi salì nella strada... Poi guarda me te la sei conciata. E c'era... Ti sei levata tutta l'unghia, eh? Eh? Ti sei levata il sopra dell'unghia? Vabbè, insomma, se non ti fa infezione, tanto meglio. E insomma? A parire nella strada c'era... Era che si portava le manne. E mia erano... Spiega che cosa sono le manne. Tutti i maiali, insomma, sì. La mandria, giusto? E allora era che il mio cugino e il mio babbo erano a punta alla mucchia, no? Te guarda, mi ti sei conciata le schiena. E mi videro a Parì che correvo e piangevo. Sì, che si sono pauriti anche loro. E allora... E vennero là e dopo poi ne apparì anche quest'uomo, perché era dietro, l'avevo vicino. Che quando vennero loro, e allora se io... Ma mi ero impaurita, sai? Ci credo, Leda. E tremavo tutta. E ci credo, Leda. Allora io ci ritorno, maiali, vai. Diglielo, andateci voi, oh. E ci andava mia mamma, poveretta. E allora... Ecco, babbo! E dava dietro anche alla mia mamma. Sì, insomma, voleva tombare, via. Buona. Allora c'era il mio babbo, il mio papà. Il mio papà. Guarda. E tanti più passò di lì. Oh, bravo, babbo dolci. Passò di lì il capitano. Ma paparesi. Di questi ossi, no? E glielo disse. Gli disse: guardi, il soldato ha fatto questo e quello. Questo soldato andava dietro la mia figliola, poi scendava la mia moglie. E andava dietro anche a lei. Quest'uomo se prese a questo soldato, gli arriò lo zaino di sassi. E poi gli faceva fare le orse, c'aveva un cavo, un campo a salita su. Così la prossima volta ci pensava, eh? E allora gli faceva fare tre o quattro orse. Poi da ultimo se non ne poteva più, Che dimmi, lo immagino. Ma io disse a quello gli dovrebbe... Da noia! Gli dovrebbe ritornare. Aspetta, vediamone un'altra.
Allora, quale lavoro hai fatto e quale lavoro ti sarebbe piaciuto fare? Io il lavoro, vedrai, ero contadina, andavo maiale, non mi garbava per niente, ma mi toccava andarci. E che lavoro avresti voluto fare? Io... La maestra. La levatrice. La maestra? No, la levatrice. La levatrice era quando... rallevavi i ragazzi di quell'altri? La ginecologa. No, la ginecologa? Sì, la levatrice. Si chiamava levatrice a quei tempi. Ecco. Andava a aiutare le donne a partorire. Perché mi faceva ogni zia. Madonna Leda, che avevo le mani e diti lunghi, diceva. Ma invece... Ora la piccini. Si vede che mi sono impiccinito. Dice, ma poi a quel tempo ho detto no, questa pentola, come? Non si faceva niente, le contadine si andava per il campo. Ma quale? Questa è qui sopra l'acquaio. Allora, ma se è sopra l'acquaio non è lavata, allora no, volta giù con una plastica. Probabilmente ci ho pensato, l'ho lavata, ma l'avrò lavata male. Poi vediamo. Poi. Raccontami te quello che vuoi, vai. Poi ci si divise e si tornò a Montebello. Sì. A Montebello aveva fatto un vestito nero da ballo lungo con... Ma te sei saputa che fotografia l'avrei visto volentieri. Allora. Con le pagliette, capito? Sì, con i glitter. C'è. Siamo in una paglietta. Sto registrando la nonna, comunque. No, dimmi. Oh. C'è verdura pappa e per due la famiglia. Di pagliette in fondo. Io la minestra. Ci metto le croste. È in fondo. E quassù. L'avevi fatto da te, Leda? No, l'avevo fatto già la sarta. Ah! E eravamo due amiche, Ida. Ah, Ida, me la ricordo, me l'hai raccontata, insomma. Lei l'aveva fatto celeste. Brutto celeste, però. Celeste o le pagliette, ma che il mio faceva più... Era più effetto. Faceva più effetto perché nero ci rifioriva, no? È vero, è vero. E allora poi... Siccome ci balla e arrivò... Guerra. Arrivò guerra? Il mio nonnone? Era tornato da Falzandolo. Spieghiamolo a queste citte, naturalmente guerra era il mio nonno. E veniva sempre a ballare, ora poi io si veniva a ballare. Leva le mani. Era quasi finito il ballo e mi fece, ma se venisse a accompagnare la signorina di Peppi. E io mi risposi, meno male, era finito... Il ballo e non sapevo come rispondigli, capito? Non sapevi e di via. E allora e c'era un altro giovanotto che mi stava dietro, ma lui era 10 anni e era fidanzato. Allora no, eh! E voleva e diceva smetteva, no. Non voglio sapere niente. Vai, questo giù. Pezzo di merda, ecco, chiamalo me, che mi stava dietro. Sì, e ti sento, Leda. Ah, vedevi. Vede che guerra mi stava dietro, no? Allora gli fece. Oh, guerra! Non ti farà fare male lo stomaco, che va a accompagnare? No, veramente, ma da piccina faceva. Questo sì. Allora Leda? Sì. E gli disse. Ma e l'ha detta anche a me, capito? Ah sì, eh?
Ma per ce lo fa venire, capito? Per un farlo venire! Mi ha detto io davvero, E allora, povera guerra, quando sono arrivata via c'era abbracciata un giunta, io ero. Sì, dammi le mani, va! E allora invece vieni dalla mia parte, andò dalla parte della... Disunta! Disunta! Porco Dio! Oh babbo! E registro e poi un ce lo vide, no? Lui, allora sono accorte... Che lo pigliavi in giro? Che lo fece apposta per non ci far venire in guerra. Ah! Allora... Poi... Ci ritorno un'altra volta, me lo ricordo ancora. E c'era la mia amica Ida, che lei era più giovane, suo babbo voleva che venisse a ballare. Che si mettesse a fare l'amore. Ah, era presto, via. Sì, era giovane. Quanti anni aveva? Aveva intorno a 20 anni. La Madonna, se era giovane. Allora... Veniva insieme a guerra e lui si chiamava Stecchino, di soprannome, ma il nome ora non lo ricordo. Ma guerra? Ma il mio nonno? No, questo... Quest'altro, infatti dicevo io Stecchino, il mio nonno non lo sapevo si chiamava Stecchino. No. Vai, capito. Allora, lo chiamavano Stecchino, insomma. Perché era secco e lungo, si vede. No, ma il soprannome... Lo chiamavano Stecco. Ah, e lui Stecchino? E lui Stecchino. Senti il lavoro. Allora, una volta eravamo alla fiera a Castelnuovo. Sì. E si andava dietro la ragnaia. Che cos'è la ragnaia? Un posto? Ah, il posto. Ho capito. Va bene. Si andava dietro la ragnaia. Quando si arrivò giù in fondo per sboccare Castelnuovo, si trovò il suo babbo, mamma mia. Senti il lavoro. Ma non gli disse niente allora. No, No, gli disse quando arrivò a casa. E là insomma... Oh, vai, dammi quell'altra. Là ci si mise a fare l'amore e poi veniva a casa mia, no? Sì. Questo Stecchino veniva a casa mia in guerra e si andava sempre a ballare. No, a spasso per la strada lì. Fa le giratine, passeggiate. Fa le giratine. Lo so. Allora. Erano divertimenti da allora, erano questi. Ecco. Erano meglio di quelli c'è ora. E allora c'era questa... Beh, il tuo nonno? Sì. Era un buono sboccatino, no, a parlare. Di famiglia, insomma. E lei raccattò un sasso e glielo tirò. Poro nonno. Un sassolino e glielo tirò. Allora... Ma che cenno è? Sta lustra, guarda! Ma rotto coglioni, Una palla, ma... Ah, ma rotto una palla. In guerra. Sì che si rise tutta la sera, guarda, con quella palla. Poi lei andò via. E io andò in casa. Col tuo nonno. E trovò... Il mio babbo. E le ha presentato. E lui è la mano. Ah, ecco. La mano della mia, insomma. Certo, no, la mia. Quindi a che età? Ho avuto 20 anni. Perché poi ci sono 5 anni. Babbo quando è nato? Tuo babbo? Sì. È nato un anno dopo sposata. Quindi? 27? No, io mi sposai
Fa 20, ha detto, no? Eh? Sì, verso 21. Sì, è una sera. 26 anni. Locchi. A 21 mi mise a fare l'amore. Ah, ecco. A 26 anni sposai. Sì, babbo è nato a 27. Come mamma con me. Ecco. Ora sei quasi finito anche le mani, eh? Poi lasciatele stare però per un bel pezzo. Che avevano sciatata che avete? No, eri stata brava con questi. Però il piede, cioè quell'unghia è brutta era. Quella è brutta davvero. Vai. Non ce la punta me. No, non ce l'ho. Non te le do, nonna, no, perché ti conci male, scusa, non ci vedi. No. Mi farebbe omodo. Anche a me mi farebbe omodo tante cose. No, andiamo, dammela, via. Dammela. Te voglio dare per piacere. Ma che vuoi? E vuole la lima. Sì. Ora te la trovo, vai. Va bene? Ma io la voglio... in quel modo? Sì, te la trovo in quel modo. Dai, ti aiuto a metterti tutto sta ambaradano. No, vuoi mettermele... Ma mettetele da te? Vuoi mettermele da me pulite? Oh, vai! Facciamoci una fotina, vai!